in collaborazione con Coop Service, Integrated Facility Services. My Generation, il mondo che cambia. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini. Cartelle cliniche inaccessibili, infermieri impossibilitati a somministrare le terapie prescritte, interi reparti in tilt, ambulatori nel caos più totale, pazienti che non sanno in quale stanza recarsi e così via. Un panorama che sembra quasi un film. Eppure è un panorama che tra poco vedremo, potrebbe, il rischio c'è, realizzarsi. Se il sistema informatico in un ospedale, in un ambito sanitario, finisse nel mirino di quegli hacker che abbiamo incominciato e anche ben conosciuto nel tempo di queste ultime stagioni. Un rischio da non sottovalutare dunque, come ci dice il dottor Nicola Mugnato, esperto in cybersicurezza, fondatore e direttore generale di Giala, che è una company italiana che si è specializzata proprio in questo settore e che quindi noi ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ha un compito preciso, dottor Mugnato, che è quello di allertarci, il giusto, ma di allertarci. Dunque, lei ci dice che un recente rapporto direbbe che ogni 5 ore si verifica un attacco informatico grave, con un aumento negli ultimi 4 anni del 78%. Un fenomeno in crescita che ha spinto esperti come voi addirittura a coniare un nuovo termine che è la cyberpandemia. Ci mancava solo questo. Sì, è vero. In quest'ultimo periodo ovviamente gli attacchi sono aumentati in maniera veramente esponenziale. Questo non solo perché è stato adottato maggiormente lo smart working, quindi i sistemi informativi sono stati molto più utilizzati rispetto al passato, ma anche perché c'era direttamente già da prima una tendenza a colpire le infrastrutture critiche, in particolare le infrastrutture critiche sanitarie, ma anche quelle per esempio delle utilities come energia, acqua, oppure i trasporti. Tutte queste infrastrutture sono state maggiormente attaccate, di questo ne abbiamo avuto degli esempi anche molto eclatanti qualche settimana fa, per esempio l'attacco all'oleodotto, l'oleodotto americano, che ha bloccato di fatto un paese. Ecco, questo avviene nelle nazioni molto sviluppate come gli Stati Uniti, quindi possono avvenire ovviamente in tutte le altre nazioni anche europee. Secondo la normativa appunto europea e italiana, i dati contenenti informazioni sensibili sono soggetti a un particolare livello di tutela e quindi sono preziosi e richiesti sempre di più. Vado al cuore del tema. Che interesse c'è dietro questo hackeraggio? Diciamo, soprattutto nel mondo sanitario esistono due tipi di interessi. Da un lato, quello più banale è bloccare l'erogazione dei servizi sanitari per chiedere un riscatto, quello di cui parlavamo prima, che è avvenuto anche negli Stati Uniti. O è avvenuto un po' di tempo fa, per esempio, per un'azienda che fornisce i registri elettronici per le scuole. È semplicemente un ricatto. L'altro invece è molto più importante, perché va a toccare veramente i dati sanitari dei cittadini, è l'esfiltrazione e il furto di informazioni sensibili, che a volte sono interessate anche per case farmaceutiche, piuttosto che comunque un mercato parallelo, non trasparente, che però purtroppo esiste nel dark web. Quando lei parla di un ricatto, che cosa sottintende? Beh, il ricatto è molto semplice. I cosiddetti ransomware sono degli applicativi che criptano i dati della macchina, non i programmi ma soltanto i dati, di fatto bloccano l'operatività di un sistema, quindi ovviamente l'erogazione di un servizio, e per poter tornare in possesso delle proprie informazioni l'utente è costretto a pagare un riscatto in Bitcoin, quindi attraverso tra l'altro una moneta non
appartenenti ai circuiti bancari e quindi difficilmente tracciabile. Da quando mi interesso di comunicazione ho sempre sentito parlare di queste tematiche, di queste problematiche. Da quando la pratico direttamente, essendo passato dalla stampa alla radio, alla televisione, al web, comprendo sempre di più che si parla di pericoli concreti. Come avviene? Come operano gli hacker? Quali le modalità di attacco? Ma esistono essenzialmente, diciamo, due grandi classi di attacchi. Quelli mirati e quelli cosiddetti a tappeto, quelli casuali. Quelli a tappeto casuali sono quelli che incontriamo praticamente tutti noi navigando su internet o scaricando la posta elettronica, quindi banalmente con un click c'è la possibilità di scaricare un malware che in qualche modo infetta il proprio computer e da quel momento in poi potrebbe fare un po' di tutto, dall'aprire la porta all'hacker semplicemente per utilizzare il nostro computer come punto di trampolino per erogare altri attacchi, piuttosto che per rubarci informazioni come ad esempio le nostre stesse password. Questi sono attacchi relativamente semplici dal punto di vista tecnico, ma che sfruttano la grande massa di vulnerabilità disponibili nella grande massa di utenti. Dall'altro lato invece ci sono gli attacchi mirati, i famosi attacchi targetizzati, dove gruppi di hacker specializzati, nonché addirittura in certi casi nazioni, quindi organizzazioni governative, operano nel mondo cyber con l'obiettivo di diciamo colpire delle aziende piuttosto che altri stati al fine di ottenere qualche tipo di vantaggio dal punto di vista economico piuttosto che brevetti o informazioni tecniche sensibili o come è successo addirittura per arrecare dei danni, quindi per bloccare effettivamente dei servizi essenziali come è successo tra la Russia e l'Ucraina un po' di anni fa, quando la Russia ha interrotto l'erogazione dell'energia in Ucraina con un attacco a tre centrali elettriche attraverso un malware chiamato Black Energy. Lei ci fa capire che queste problematiche sono molto più vicine a noi di quanto noi si possa ipotizzare. Poi torneremo al tema della sanità, ma lei mi ha disvelato un'altra cosa preoccupante quando mi dice che le notizie da rivendere andrebbero rivendute in un determinato dark web, cioè una parte nascosta e inesplorata della rete. La prego, ci dica di preciso di che parte nera stiamo parlando. Ma in realtà è semplicemente la parte non indicizzata, cioè noi siamo abituati ad accedere a internet e credere che tutto ciò che possiamo trovare su internet passi attraverso le ricerche che facciamo sui motori di ricerca. Sì. In realtà non è così, ci sono tantissime altre informazioni pubblicate. Per potervi accedere c'è la necessità di utilizzare strumenti che non sono banalmente diciamo, i motori di ricerca classici, ci sono delle applicazioni ad hoc che consentono addirittura di entrare in certi aree private quasi del web, dove l'accesso è relativamente nascosto. E a quel punto, all'interno di questo tipo di zone di internet, che in realtà offrono chiaramente un grande anonimato, è possibile commerciare praticamente di tutto. E torniamo al tema da cui siamo partiti, cioè l'aspetto sanitario di questo fenomeno. I rischi per le aziende li possiamo immaginare, già le aziende hanno grossi problemi nel ridefinire le loro metodiche informatiche, nell'andare a omologarle tra struttura e struttura, ma i rischi per i pazienti, parliamo dei rischi per i pazienti, potrebbe rischiare che cosa il paziente? Beh, diciamo che il rischio più grave è sicuramente l'interruzione del servizio. Se venissero criptate, per esempio, i database delle cartelle cliniche, in un ospedale un paziente potrebbero non essere in grado di somministrare il farmaco corretto o il dosaggio corretto. È chiaro che ci sono sempre i dottori online pronti a riemettere dare di nuovo la cura corretta, però il disagio sarebbe sicuramente notevole.
Poi c'è da considerare il fatto che anche le prenotazioni, gli esami, tutto quello certo. che riguarda la logistica dell'ospedale potrebbe andare in crisi. Come correre ai ripari? Con le giuste precauzioni, queste sono situazioni che potrebbero essere evitabili o prevenute, se non previste? Beh, assolutamente sì. È una, diciamo, è un approccio che le grandi infrastrutture hanno già avviato, perché da alcuni anni è in vigore la normativa GDPR, quindi, e anche l'altra normativa che è il NIS, che prevede la difesa delle infrastrutture critiche nazionali in generale. Quindi tutte queste strutture hanno adottato un approccio risk-based, quindi basato sull'analisi del rischio, e stanno valutando quali sono le azioni tecniche e organizzative migliori per poter prevenire questi incidenti. In particolare poi esistono delle tecnologie che consentono, utilizzando anche algoritmi di intelligenza artificiale, di costruire dei modelli che descrivono il comportamento nominale delle infrastrutture, e quindi nel momento in cui trovano delle anomalie sono in grado di reagire in maniera appropriata e tempestiva. Quindi dando una specie di allarme, che è una cosa in atto. Non solo, non è solo una questione di allarme, è una questione di allarme e anche di applicazione delle attività di contenimento e di rimedio per bloccare questo tipo di incidenti, perché per esempio se un computer viene infettato c'è il rischio che in pochi secondi si infetti tutta la rete, quindi va assolutamente bloccato. È un approccio molto sanitario. Certo. Senta, allora a questo punto una domanda è d'obbligo, visto che il fenomeno è consistente, è trasversale, esiste, è pianificato, è studiato, ricercato, è possibile che vengano ideati dei prodotti sicuri sin dalla partenza, sin dalle fondamenta? Certamente sì. Allora, esistono prodotti, diciamo, cyber resilient, come si suol dire, quindi assolutamente sicuri, chiaramente devono essere progettati con questa security by design fin dall'inizio. Purtroppo il problema è l'enorme quantità di infrastrutture disponibili oggi, che sono magari anche difficilmente aggiornabili, si pensi proprio alle infrastrutture critiche. Una centrale elettrica non si può spegnere e riaccendere quando si vuole, e quindi i cicli di vita di questo tipo di infrastrutture sono molto lunghi. Anche all'interno degli ospedali la sostituzione dei computer, l'aggiornamento degli apparati ha dei cicli di vita abbastanza generalmente più lunghi rispetto a quelli delle aziende standard. Noi ringraziamo veramente il dottor Nicola Mugnato, ricordiamo la sua company, la sua azienda di cui è fondatore e presidente, che è Giala. E di che cosa si occupa praticamente? Ma noi forniamo proprio questo tipo di tecnologie per le infrastrutture critiche, e da queste abbiamo derivato anche dei prodotti per le piccole e medie imprese, perché non dimentichiamo che il tessuto economico nazionale è generalmente costituito principalmente di piccole e medie imprese, che non hanno questo tipo, non possono di solito aspirare ad avere soluzioni tecnologiche così avanzate come le grandi infrastrutture. Da questo abbiamo creato dei prodotti ad hoc che possono da un lato difendere le piccole e medie imprese, dall'altra parte difendere invece le grandi infrastrutture critiche nazionali. Oggi come oggi immagino che abbiate un incremento di lavoro, di conseguenza abbiate all'orizzonte anche delle innovazioni tecnologiche da buttare sul mercato. Sì, sì, stiamo per uscire con dei nuovi prodotti e soprattutto noi investiamo moltissimo in ricerca e sviluppo. Abbiamo partecipato al Piano Nazionale di Ricerca Militare alcuni anni fa e di conseguenza stiamo continuando a collaborare sia con le istituzioni sia diciamo con i nostri partner tecnologici, che sono grandi sistemi integrator nazionali. Senta, dottor Mugnato, io mi congratulo per davvero per la grande professionalità che ha trasmesso anche attraverso un semplice video di 15 minuti. Se ho occasione e opportunità la disturberemo altre volte, sempre per approfondire queste tematiche. Intanto buon lavoro. Grazie altrettanto. A presto. Molto, molto interessante davvero questa intervista. Abbiamo aperto uno squarcio in un mondo che crediamo di conoscere, ma che sempre di più impariamo
entrando in rete, a comprendere che quella rete è sempre più vasta e sempre più ha dei lati oscuri. Grazie per l'ascolto e l'attenzione che date, anzi grazie doppio visti i risultati delle visualizzazioni che ci stanno dando, che ci state dando, e a domani, appuntamento immancabile. My Generation, il mondo che cambia. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini. In collaborazione con Coop Service, Integrated Facility Services.